Se stai pensando di avviare un'attività d'impresa, probabilmente ti sarai domandato se è meglio partire con il nuovo regime forfettario oppure partire con un SRL, magari un SRL semplificata. In questo video analizziamo tre differenze in caso di avvio di impresa tra nuovo regime forfettario ed SRL semplificata. Sono Carlo Alberto, avvocato fiscalista e mi occupo di consulenza legale, amministrativa e contabile per le imprese. Quando parliamo di differenza tra regime forfettario e SRL semplificata, innanzitutto stiamo parlando di differenza numero uno della forma giuridica. Il nuovo regime forfettario è possibile solamente per le persone fisiche, quindi stiamo parlando di ditta individuale. Mentre la SRL semplificata, essendo una società di capitali, soggetta quindi iscrizione mediante atto pubblico al registro delle imprese, è una forma più complessa a livello societario e porta con sé una disciplina amministrativo-contabile più differente rispetto al nuovo regime forfettario, una disciplina più organica, una disciplina talvolta anche più difficile. Quindi nel momento in cui partiamo e scegliamo una forma più complessa rispetto ad un'altra, quello che consiglio io è magari avere il giusto budget, ma avere anche le giuste competenze, ok? Perché è come partire a guidare un'automobile, partire magari con un'automobile di lusso molto difficile piuttosto che con un'automobile per imparare. I risvolti, quindi, nella scelta tra nuovo regime forfettario, ditta individuale oppure società di capitali, avranno le loro conseguenze in ambito amministrativo contabile, perché gli adempimenti di una società sono molto più alti e più complessi, dal punto di vista quindi anche della disciplina civilistica con le responsabilità che ne derivano e infine dal punto di vista della responsabilità patrimoniale. Mentre la ditta individuale ha responsabilità patrimoniale imperfetta, quindi l'imprenditore risponde personalmente delle obbligazioni, nella SRL questo non avviene, si risponde solamente per il capitale investito. Però il prezzo della responsabilità limitata è tutto quello che vi ho detto, quindi maggiori adempimenti dal punto di vista giuridico, fiscale ed amministrativo. La seconda differenza, che comunque è un prosieguo della prima differenza, risiede nel regime fiscale. Mentre il nuovo regime forfettario, lo dice la parola stessa, è un regime fiscale agevolato, quindi dove le tasse sono sicuramente in maniera inferiore, quantomeno nel 95% dei casi, la SRL non gode di semplificazioni amministrative ed ha regime fiscale ordinario con contabilità ordinaria. E quindi, come ti dicevo, gli adempimenti fiscali amministrativi sono più alti, quindi anche il costo della tenuta amministrativa contabile è più alta. Terza differenza sono i costi iniziali di investimento. Mentre apertura di una ditta individuale ha dei costi molto bassi, l'apertura di un SRL semplificata, pur se non sono dovuti gli oneri notarili, sono di fondamentale importanza, perché comunque diritti, bolli, oneri, spese, tasse sono uguali all'SRL ordinaria e quindi i costi amministrativi iniziali, io intendo comunque nel primo anno, sono notevolmente più alti. Quando parlo di costi notevolmente più alti, posso fare un esempio dicendo che mentre una ditta in regime forfettario può costare dalle 300 alle 1000 euro l'anno, il primo anno, un SRL può costare anche dalle 1500 alle 4000 euro l'anno. Quindi bisogna stare attenti, parametrare questa cosa in funzione del budget che abbiamo voluto investire in questo progetto. Se ti è piaciuto questo video e vuoi vederne altri simili, ti invito ad iscriverti al mio canale YouTube se non l'hai già fatto e a rimanere sintonizzato sulla mia rubrica quotidiana Fiscal Time. A presto, ciao.